kans la koelinga rebella. Maria Lavarda, pendis. Ampiasria, pudai, catela. Sarì al me, paradis. Questo viaggio visivo ed emozionale nella Langa Doglianese nasce guardando con occhi nuovi l'insolito che ci è ormai familiare, scoprendo il lato nascosto di un paese, valorizzando le sfaccettature dell'anima antica di una terra che da sempre intrattiene saldi legami con il paesaggio. Non c'è una stagione privilegiata per un viaggio a Dogliani. Ogni mese dell'anno offre qualcosa di speciale, con i colori che mutano, i ritmi contadini che si susseguono, le tradizioni che si rinnovano. In primavera, la limpidezza del cielo e il verde delle colline offrono scorci di rara quiete, mentre l'estate arriva caldissima, con le sue feste in ogni frazione, riportando il paese indietro nel tempo. In autunno il clima si mitiga e la Langa si prepara alla vendemmia, da sempre traguardo dell'anno del vignaiolo. L'inverno rallenta la stagione lavorativa e mentre il vino riposa arrivano i tartufi. Arrivare a Dogliani dalle strade di Langa è certamente il modo migliore per scoprire il paese. Dalle colline rigorosamente ordinate da geometrie di vigneti, inframmezzate da campi di frumento, orzo, mais o ancora da prati e rigogliosi boschi, si scopre in basso, incastonato nella valle del Rea, il cuore di Dogliani, il borgo dominato da castello, la parte più alta del paese. Centro di origine preromana, con buona probabilità abitato da popolazioni di ceppo ligure, conobbe, nel periodo compreso tra il 200 e il 100 a.C., la sistematica penetrazione romana. Della romanizzazione, nella nostra zona, ci sono rimasti importanti reperti, conservati nel locale museo archeologico Giuseppe Gabetti. È nel Medioevo che si comincia però a delineare la struttura attuale del paese, il castello sulla collina ed il borgo cintato da mura nella parte bassa, lungo il torrente Rea.